ecco il piano. Andremo a fare il giro in elicottero e voleremo sul Lancaster per vedere i punti deboli. E mi raccomando, siamo due turisti, americani qualunque, che guardano la città. Tranquillo, nessuno sospetterà di niente, è un grande piano. Non sospettalo se tu non desti sospetti. Tranquillo, sai che a Wadia sono numero uno di attore. Nessuno vince 4 Wadia Golden Globe per niente. Sì, tu, perché te li sei assegnati e consegnati. Mia performance in Aladdin Jones e il Tempio Maledetto era eccezionale. Le ho dato 5 pollici giù. E l'hai visto Sce Bomba per te? Sì, li ho visti tutti, tutti i terribili bufale. Stammi a sentire, ok? Tu sei canissimo attore. Ti chiedo, no anzi, esigo una performance sobria e naturale. Capito, mi procuri mantello? Perché? Perché mio personaggio porta mantello. No, il tuo personaggio porta una bandiera americana fatta a tuta e una stella da sceriffo. Stella da sceriffo, mi serve. Per cosa? Sei sceriffo della città di Collion Town. Maleducato. Senti, quando saremo in elicottero, non devi per niente dare nell'occhio. Ok, sì, ok. Ok, bene. Ok, quando saliamo lassù... Non puoi fare così con gli occhi. Non puoi fare il cinese in questa occasione. Non è cino, è cino americano. Ma non puoi tenerti gli occhi. Nessuno crede che sei cino americano solo perché ti tiene gli occhi. È razzista questa cosa. È comunque un fatto che non sanno pronunciare la R. La pronunciano L. Quindi lo sai com'è rabbit in cinese? Che ne so, non parlo cinese. È l'habit. Non è l'habit. Sì, che ha incastellato lo gelabit. È un successone in Cina. È stupido. Vabbè, che se ne frega, è stupidaggine, ok? Ok. Parlo filippino. Senta signor, vado signor, ti piccio cane, poi bambini. Mettila. Sei un... il tuo filippino è uguale identico al tuo cinese! Ecco chi è l'azzista!